Merola consegna in procura il verbale della sospensione dei lavori Civis annunciata in ottobre. Prosegue intanto la trattativa con Irisbus per sostituire i mezzi con altri idonei. Se questo non avverrà, chiederemo i danni. Grande soddisfazione in Casa Rossoblù per l'accordo con Ramirez fino al 2016. Il presidente Guaraldi racconta i dettagli della trattativa. Il giovane talento dice: contento di rimanere qui, ora mi sento importante. È in arrivo anche in Emilia-Romagna una forte ondata di maltempo che porterà piogge intense per almeno 3 giorni. La Protezione Civile lancia l'allerta e tiene sotto controllo il livello dei fiumi. Arriva dall'INPDAP un importante aiuto economico per gli anziani costretti ad assumere una badante, 1 milione di euro complessivo destinato ai pensionati con basso reddito che potranno avere un contributo di 500 euro. Scatta fra pochi giorni l'obbligo di circolazione con catene o pneumatici da neve su molte strade extraurbane della provincia di Bologna. Il provvedimento sarà in vigore da martedì 15 fino al 15 aprile 2012. Buonasera telespettatori e ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. In apertura la vicenda Civis, perché proprio questa mattina il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ed il presidente di ATC, Francesco Sutti, si sono recati in procura per consegnare i documenti per la sospensione dei lavori ordinata dal Comune alcuni giorni fa per quanto riguarda appunto i lavori sul Civis. Il punto nel servizio di Massimo Ricci. Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, accompagnato dal presidente dell'azienda Trasporti, Francesco Sutti, si è recato questa mattina in procura nell'ambito dell'inchiesta sull'appalto del Civis. È stato il sindaco a chiedere l'incontro ai PM, a cui ha consegnato i verbali per la sospensione dei lavori per il tram su gomma. All'uscita ha rilasciato alcune dichiarazioni, anche a proposito della trattativa con Irisbus, azienda produttrice del mezzo. È stato un incontro che abbiamo chiesto, che ci è stato dato, per consegnare questo verbale di sospensione dei lavori e informare delle motivazioni che ci hanno indotto a farlo. Sia l'ATC che il Comune, come sapete, si sono nominati parte offesa in questa vicenda. Nell'occasione ho tenuto a esprimere il mio apprezzamento e quello della città per il lavoro che la magistratura, la procura sta facendo in termini di controllo della legalità, non solo su questa vicenda ma su altre. Poi abbiamo informato che per noi è molto importante, in questa fase dove abbiamo una trattativa con Irisbus, fornire tutti gli elementi possibili alla magistratura. Valuteremo se questa trattativa ha un esito positivo, bene, altrimenti vi valuteremo la possibilità della risoluzione in danno del contratto. E sempre per quanto riguarda la vicenda Civis, non è stato accolto il ricorso di Irisbus al Ministero dei Trasporti. Vediamo com'è andata davvero nel servizio di Giuseppe Pilloni. Il Ministero dei Trasporti non si è pronunciato sul ricorso gerarchico presentato a fine giugno da Irisbus sulla relazione della Commissione di Sicurezza sul Civis. Scaduti 90 giorni di tempo per rispondere, non avere dato riscontro significa non avere accolto il ricorso. Ora Irisbus, l'azienda del gruppo Fiat, fornitrice del discusso tram su gomma, che contestava la legittimità del verdetto della Commissione, sta valutando quali ulteriori passi muovere. È possibile che si rivolga al TAR. Il 1 giugno l'organo consultivo istituito dallo stesso Ministero aveva di fatto bocciato dopo 6 anni di lavori il sistema di guida del filobus. Nelle conclusioni la Commissione aveva giudicato che la guida ottica del mezzo non offriva sufficienti garanzie di sicurezza, ritenendo opportuno consentire l'utilizzo del Civis lungo la linea solo in modalità manuale. Irisbus però a fine giugno si era rivolta al Ministero chiedendo l'annullamento o la revisione delle conclusioni, illegittime sotto diversi profili, in quanto a trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Per questi motivi l'azienda riteneva priva di fondamento, di conseguenza parlare di inadempienze contrattuali, che è quello che invece stanno sostenendo Comune di Bologna e ATC, che proprio per questo motivo hanno bloccato i cantieri e sono in trattativa con l'azienda per un mezzo sostitutivo.
In mattinata anche il presidente Francesco Sutti, all'uscita dall'incontro in procura con il sindaco Merola, ha detto di non avere avuto notizie dal ministero sul ricorso. Esiste una regola, ha spiegato, che si chiama silenzio diniego. Non si è nemmeno mostrato preoccupato di eventuali nuove azioni da parte di Irisbus. Noi, ha detto Sutti, pensiamo di avere delle ragioni molto buone. Uno ricorra dove vuole. La commissione di sicurezza dice che quel mezzo lì con la guida ottica non funziona. Noi abbiamo un contratto, ha sottolineato ancora il presidente, e non è che stiamo lì a fare le pulci a ricorsi di ogni tipo. E dunque entro novembre sarà scritta la parola fine sul metro bolognese, o meglio se sarà possibile trasferire o meno i finanziamenti sul servizio ferroviario metropolitano. Lo ha detto il vicepresidente della provincia, Giacomo Venturi. Sentiamo Gabriele Sciarra. Il prossimo 21 novembre il Ministero delle Infrastrutture dirà finalmente se è possibile dirottare i soldi stanziati per il metro sul completamento del servizio ferroviario metropolitano. Ne avevano parlato a Roma lunedì scorso il ministro Matteoli, il presidente della regione Vasco Errani, quello della provincia Draghetti, il sindaco di Bologna Virginio Merola, e Matteoli, constatata l'unità di intenti degli amministratori locali, aveva promesso una risposta definitiva nel giro di un mese. In realtà, ha fatto sapere oggi il vicepresidente della provincia Giacomo Venturi, questa risposta dovrebbe arrivare già il 21 di questo mese in occasione del prossimo incontro fissato a Roma. Incontro quest'ultimo nel corso del quale sarà firmato il verbale di accordo per la realizzazione del passante nord. La realizzazione di questa infrastruttura, che risolverà l'annosa questione dell'attraversamento autostradale di Bologna, sarà affidata a società Autostrade, precondizione, ha ricordato Venturi, la trasformazione dell'attuale tracciato in semplice tangenziale. Prima della formalizzazione dell'incarico alla società Autostrade, ha concluso Venturi, si dovrà però razionalizzare il nuovo tracciato, cosa che la provincia farà in un confronto aperto con i comuni e i territori. Ed ora parliamo di calcio. Ieri sera è arrivata la firma sul contratto di Ramirez, prolungamento di un anno fino al 2016 e adeguamento dell'ingaggio quasi triplicato per il giocatore uruguaiano senza clausola rescissoria. Oggi Ramirez e il presidente del Bologna, Guaraldi, hanno parlato in conferenza stampa trasmessa in diretta dalla nostra emittente. Sentiamo allora le parole di Gaston Ramirez. Ha cambiato solo la firma di un altro anno, niente in più. Credo che la società ha fatto un grande sforzo perché io resti a Bologna. Ho firmato a piacere perché so benissimo Bologna e mi piace giocare qua perché si sta bene e mi piace tanto. Con questa firma si è creato l'interesse veramente del Bologna perché io resto qui. Credo che ha fatto un grande sforzo perché l'anno scorso a dicembre quasi fallisce la società e oggi fare un rinnovo a un giocatore che il Bologna può fare soldi credo che è importante anche per me e anche ringrazio la società per questo. È un momento difficile, sai, sono quel momento che non si sa mai cosa succede. Poi io ho sempre stato tranquillo che se io rimanessi a Bologna farei il meglio per il Bologna e se dovevo andare via cercando il meglio sempre per me, no? Anche per la squadra, perché sappiamo tutto il momento che abbiamo passato l'anno scorso, perché la società aveva bisogno di soldi e quindi ci sta che si devono vendere il giocatore per rimanere. Il mio rapporto con i miei compagni sempre hanno stato del meglio, credo che il gruppo che si è formato tanto l'anno scorso come questo credo, è stato bellissimo. Io ringrazio sempre perché sempre hanno stato a disposizione i tifosi di Bologna, sono carinissimi, quindi mi hanno voluto bene quando sono arrivato. Quindi ringrazio tutti, farò tutti per queste squadre, per loro. Ed è stato presentato proprio questa mattina il progetto dal titolo Bada Bene che si propone appunto di favorire il più possibile l'assistenza agli anziani. Sentiamo di cosa si tratta in questo servizio. 1 milione di euro destinato ai pensionati del pubblico impiego e a favore dell'assistenza domiciliare sotto le due torri. È il progetto messo in campo dal Comune di Bologna e finanziato dall'INPDAP con la collaborazione di ASP, Giovanni XXIII, AUSL e Università.
L'idea si rivolge ai pensionati ultra 65 anni con un determinato reddito ISEE che hanno la necessità di assumere una badante. Grazie al progetto Badabene, infatti, potranno avere un contributo di 500 euro per l'assunzione dell'assistente. Inoltre, l'anziano riceverà anche un valido aiuto che lo guiderà nella selezione della persona più idonea e qualificata. Altro aspetto del progetto, infatti, è la formazione professionale della badante attraverso un percorso gratuito ed un costante tutoraggio. Ma l'iniziativa non è destinata solo a chi è in difficoltà, gli over 65 che sono in buona salute, potranno invece partecipare a passeggiate in compagnia nei parchi cittadini e fare attività di prevenzione grazie all'aiuto di giovani neolaureati in scienze motorie e psicologia che così avranno una chance in più per inserirsi nel mondo del lavoro. Bologna è sicuramente anche una città però che ha un carico sociale importante relativo agli anziani ultra 65 anni e in particolare a un'incidenza forte degli anziani ultra 80 anni che ovviamente sono portatori di bisogni socioassistenziali ancora maggiori, di servizi ancora più complessi. Il progetto Badabene mette così tutti d'accordo, le istituzioni, le badanti, i neolaureati in cerca di lavoro e naturalmente i diretti interessati, gli anziani. Ho lavorato 3 mesi a casa di cura e dopo con una nonna mezzo anno, però mi piace. Mi vorresti fare questo lavoro bene? Sì, per questo voglio fare la scuola, per lavorare sempre. Anche la valenza sociale di questo progetto mi ha spinto a sceglierlo. Tu che cosa studi? Scienze motorie. Signora, lei a quale attività pensa di partecipare? Alle camminate nei parchi, tanto per muoverci un po', perché altrimenti ci sta sempre chiusi in casa. Penso che sia un progetto valido, soprattutto perché è un progetto intergenerazionale. Ed ora cambiamo argomento. La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta attivando la fase di attenzione per le piogge diffuse previste dalla prossima notte fino a domenica. Le precipitazioni saranno più intense nelle province di Piacenza e Parma, dove si supereranno i valori medi di 50 mm in 24 ore e localmente in area montana. Nella pianura occidentale e Appennino centrale sono previste precipitazioni inferiori, mentre sul resto del territorio regionale sono previste precipitazioni deboli. Si prevedono inoltre venti moderati per l'intero periodo. La Protezione Civile ha segnalato anche che la pioggia potrà determinare incrementi dei livelli idrometrici sia nei corsi d'acqua montani sia nei tratti dei principali fiumi. Potranno esserci fenomeni di piena con possibilità di modesti danni alle attività agricole e ci potranno anche essere locali smottamenti e attivazioni e riattivazioni di fenomeni franosi e limitate interruzioni della viabilità. L'assessore all'ambiente del comune di Bologna, Patrizia Gabellini, boccia i cassonetti. Stanno diventando sempre di più mini discariche a causa dell'inciviltà dei bolognesi, dice la Gabellini. Vediamo allora di capire di cosa si tratta, qual è il problema nel servizio di Giuseppe Pilloni. Cassonetti come mini discariche. Secondo l'assessore all'ambiente del comune di Bologna, Patrizia Gabellini, la causa è la crescente inciviltà dei bolognesi. È un problema di disobbedienza civile che va dal traffico ai rifiuti, sostiene la Gabellini. Se ne è discusso in commissione ambiente a Palazzo d'Accursio. Sul tema è intervenuto anche Emidio Castelli, responsabile ambiente di ERA. L'81% dei rifiuti ingombranti sul territorio abbandonato dai cittadini, sottolinea Castelli. Al nostro servizio gratuito di recupero arrivano segnalazioni solo per il 19% dei rifiuti ingombranti. E per la Gabellini dunque la soluzione è eliminare completamente i cassonetti, dal momento che la loro presenza sta generando sempre di più delle mini discariche. Il fenomeno, spiega l'assessore, è iniziato in zona Roveri, da dove il comune è partito subito con la raccolta differenziata porta a porta per risolvere il problema. Solo la raccolta dei rifiuti a domicilio, sostiene la Gabellini, responsabilizza davvero il cittadino. Il problema dei rifiuti abbandonati vicino ai cassonetti è stato segnalato anche dall'opposizione, che punta il dito contro ERA. Tutti i giorni i cittadini bolognesi assistono a uno spettacolo a dir poco vergognoso. In molte parti della città i rifiuti sono all'esterno dei cassonetti, non sono riposti e passano alcuni giorni prima di essere raccolti da parte di ERA. Ma questo non è l'unico problema, perché in realtà assistiamo a un forte degrado, una sporcizia sotto tutti i portici e le strade della nostra città che richiedono interventi mirati di igienizzazione e non soltanto alcune spazzolature con i semplici scoppettoni, ma che davvero sono in condizioni igienico-sanitarie precarie.
Ed ora un'importante promemoria per gli automobilisti, perché scatta fra una decina di giorni l'obbligo di circolazione con catene o pneumatici da neve su molte strade della provincia di Bologna. Il provvedimento sarà infatti in vigore da martedì 15 novembre per 5 mesi fino al 15 aprile 2012. Interessa, oltre a diversi tratti autostradali, 58 arterie del nostro territorio, ad esempio la Futa, la Valle dell'Idice, la Vergato Zocca, solo per citarne alcune. A ricordare l'obbligo è la stessa provincia di Bologna, che richiama l'attenzione degli automobilisti al fatto che per tutto l'inverno si possono creare situazioni difficili sulle strade per le precipitazioni nevose o il ghiaccio. Oltre a questi pericoli, chi non rispetta il provvedimento rischia anche una multa di quasi 100 euro. Ricordiamo dunque che l'obbligo sarà in vigore a partire dal prossimo 15 novembre. Ed ora spazio alla pubblicità, rientreremo in studio fra poco con altre notizie. Restate con noi. Ed ora parliamo di spettacolo. Grande successo al Teatro Europa per Aladdin, il musical con un cast tutto italiano e le musiche dei Pooh. E a vestire i panni del genio della lampada, un divertente Stefano Masciarelli, mentre invece nei panni del protagonista Flavio Montrucchio. Alessia Salvatori li ha intervistati proprio qualche minuto prima di andare in scena. Ricordiamo che l'intervista sarà trasmessa in forma integrale proprio questa sera alle 21:30. intanto vediamone insieme uno stralcio. Trova la scusa e vattene, fammi lavorare. Allora, ragazzi, che te siete che femmine con il tempo, io mi occupo di qualsiasi cosa, biglietti allo stadio, ti posso trasformare in qualsiasi cosa, di esploratore, esploratrice. Sei molto snello come genio, mi aspettavo qualcosa di molto più imponente. Questa non sa rispondere perché non gliel'avevano mai detto. Questa non me l'avevano mai detto, te l'ha detta Flavio di dirmi così? No, perché... no. Ho perso 20 kg ma in 2 anni insomma, quindi adesso ne devo perdere altri 10, perché il prossimo anno noi faremo coppia con un altro spettacolo e quindi mi devo, come dire, allineare al fisico Montrucchio, perché poi, qui c'è un allevamento di tartarughe, insomma. E poi digli la verità, che ha perso 20 kg perché sennò non riuscivo a entrare nella lampada. Non ci riuscivo a entrare nella lampada, dovevo fare la prova lampada. Progetti per il futuro quali sono? Allora, voi adesso avete un tour, chiamiamolo così, giustamente, sì, per Aladdin. Fino Dopodiché? A fine marzo. Fine aprile. Sì. Faremo ditta e con un lavoro molto bello, sempre commedia musicale, io, lui, il grande Montrucchio e con alcune ragazze. E quindi sono aperti i provini, non è che possiamo dirlo, eh? E cambiamo argomento. TV2 riprende su ETV Edilizia Sicura la trasmissione dell'Istituto Edile di Bologna, che informa cittadini, lavoratori e artigiani sui principali problemi della sicurezza sul lavoro, ma non solo. Vediamo allora uno stralcio della presentazione della trasmissione. Soprattutto economica come questa, l'attenzione va tenuta alta perché dobbiamo confermare nei prossimi anni il trend positivo di decremento degli infortuni sul lavoro e degli incidenti mortali, che sono storicamente purtroppo una piaga nel nostro settore edile. Proprio per questo sono nate anche in passato le scuole edili e i CPT, che sono quegli organi, quegli bilaterali che diffondono una cultura della formazione sulla sicurezza sul lavoro. Il CPTO bolognese si è dotato di una trasmissione televisiva per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro all'interno dei cantieri edili, per fare in modo che ci siano sempre meno infortuni sul lavoro all'interno dei cantieri bolognesi e per diffondere maggiormente tra i lavoratori e tra le imprese la cultura della sicurezza sul lavoro. Ed ora andiamo in pubblicità, torneremo in studio fra poco, restate con noi. Ancora in diretta dagli studi di ETG, ora parliamo di un argomento, se vogliamo, più frivolo, ma non per questo meno importante. Si parla di arredamento di interni. Pochi giorni fa al Milano Design Weekend e poi a Bologna è stato presentato Orbital, un tavolo realizzato da due grandi aziende del settore, Caligaris e Pininfarina. Vediamo allora i dettagli di questo tavolo.
L'arredamento di interni è sempre importante, piace molto anche quello minimalista, come fanno Caligaris e Pininfarina. Con me Marco Govoni di Bross Arredo Caligaris Shop di San Lazzaro di Savena. È stato presentato proprio un tavolo di interni, quindi parliamo di un argomento un po' più leggero rispetto a quelli di cui siamo abituati in un telegiornale. È stato presentato questo tavolo che segna un po' il Made in Italy, anche per quanto riguarda l'innovazione in merito all'arredamento. Sì, certamente. Possiamo dire che è un esempio di come coniugare la tecnologia di Caligaris, dei meccanismi dei tavoli Caligaris, con il design di Pininfarina, che è il non plus ultra, lo sappiamo, un marchio estremamente conosciuto. Si tratta di un tavolo che ha dei meccanismi estremamente tecnologici, dove la mano di Caligaris è nella carenatura dei particolari, in particolare di queste leve che danno un'armonia, una leggerezza e una trasparenza, e il poliuretano lucido del rivestimento della base. Fa parte di un alto di gamma come tipologia di tavolo, è la logica delle anche nuove architetture dove non sono per forza ambienti estremamente grandi, quindi si tratta di un tavolo estensibile. È abbordabile come prezzo un oggetto del genere? È un prezzo alto, come dicevo prima, un alto di gamma, però nella logica Caligaris rientra il cosiddetto lusso accessibile. Ed ora rivediamo insieme gli argomenti del nostro telegiornale. Virginio Merola consegna in procura il verbale della sospensione dei lavori Civis annunciata lo scorso 18 ottobre. Prosegue intanto la trattativa con Irisbus per sostituire i mezzi con altri idonei. Se questo non avverrà, chiederemo i danni. Grande soddisfazione in Casa Rossoblù per l'accordo con Ramirez fino al 2016. Il presidente Guaraldi racconta i dettagli della trattativa. Il giovane talento dice: sono contento di rimanere qui, ora mi sento davvero importante. È in arrivo anche in Emilia-Romagna una forte ondata di maltempo che porterà piogge intense per almeno 3 giorni. La protezione civile lancia l'allerta e tiene sotto controllo il livello dei fiumi. Arriva dall'INPDAP un importante aiuto economico per gli anziani costretti ad assumere una badante, 1 milione di euro complessivo destinato ai pensionati con un basso reddito che potranno avere un contributo di 500 euro. Scatta fra pochi giorni l'obbligo di circolazione con catene o pneumatici da neve su molte strade extraurbane della provincia di Bologna. Il provvedimento sarà in vigore da martedì 15 novembre per 5 mesi fino al 15 aprile 2012. Chi non lo rispetta rischia una multa. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di ETV.